Ciao ragazzi, oggi cosa vi preparerò? Spaghetti con le vongole. Far rosolare benissimo l'olio con l'aglio, perché a me piace farlo un attimino diventare dorato l'aglio prima di mettere le vongole. Oggi farò un esperimento. Invece di mettere il sale, metto il dado vegetale polacco che fa paura. Far rosolare le vongole insieme al prezzemolo e l'olio e l'aglio già cotto in precedenza. E qua guardate che figata, guardate, guardate. Che darà il saporino allo spaghetto, ancora più buono. E qua c'è l'acqua per aggiungerlo perché faccio one pot today, oggi anzi scusa, vuol dire che è tutto fatto in una pentola. Io non mangio mai il peperoncino, ma oggi una puntina così la voglio mettere. Così, così. Così. Oggi si va con lo spaghetto garofalo. Garofalo, garofalo, garofalo. Vedete? Nella pentola dove non fai di solito gli spaghetti e la pasta, però io li sto facendo cucinare qua, perché poi l'acqua si assorbe e diventa tutto cremoso. Allora, spaghetti stanno cucinando. Acqua. Per quando finisce magari l'acqua qua, perciò la aggiungete, le vongoline, sentite come scrocchiano. Paura. Vedete, lo spaghetto ha quasi assorbito tutta l'acqua. E tra un po' vai con le vongole. Ora aggiungiamo le vongole con l'olio qui. Le facciamo saltare bene, 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 bene. Questa è tutta la cremina che si è formata. Risultato finale, cremosissimo, buonissimo, vongolissimo. Ragazzi, eccoli qua, io mangio seduto a letto. Vi auguro una buona mangiata anche a voi, anche se è quasi l'una. Io mangio il mio bello spaghettino alle vongole, guardate, e niente, buon appetito. Ragazzi, 300 grammi di pasta finita, più 400 grammi di vongole. Paura! Che buono che era, se c'erano altri 200 me ne sarei fatti tranquillamente. Ragazzi, fatelo in questo modo perché panico paura. Ciao, raga.